Eccola che arriva. Ciao Acri, sei stata brava oggi per ricominciare. Sei stata bravissima. Sì, ha fatto sì con la testa. Ciao a tutti e benvenuti nella seconda parte del nostro video. Se avete visto la prima parte sapete che dopo le vacanze siamo tornati al maneggio e abbiamo trovato Acrima con una brutta dermatite estiva. Oggi vi mostreremo come prendervi cura del cavallo dopo la lezione di equitazione per mantenerlo in salute e benessere. Dopo una buona sessione di allenamento è fondamentale prendersi cura del cavallo con attenzione. Ok. Chi è? Sì, no, è la Misha che miagola. Ciao, sì, mi ha miagolato. Mamma, cosa dobbiamo fare? Ci distendiamo? E Acri? Sei stata brava? Sei stata bravissima? Ti meriti le carotine? Ti meriti? Prima ci togliamo tutto quanto, ci puliamo e poi un po' di carote. Portiamo Acrima in box per un attimo così possiamo prepararla per la doccia. Togliamo sella, sottosella, agnellino. Mettiamo tutto a posto. Ah no, poggiamole là per il momento. Anzi no, chiudiamo perché sennò quello... Ma lei non scappa. Capirai, è rientrata in box. Quella nemmeno in paddock vuole andare. Solo se si mangia. Andiamo a prendere il farinaccio. Andiamo a prendere il farinaccio in agraria. Va bene, Acri? Così almeno bevi un po', Così lo prepariamo. Quello poi è pure gustoso. Questa basta che mangia, altro che bere. Così almeno beve e mangia. È come i nostri frullati. Dai, su, bevi, non ci giocare. Che cosa fa? Ma che sta facendo? Ti sta dicendo di no. Ci è rimasta male. Oh, vedi? Non l'hai voluta bere, te la buttiamo addosso. Dai, facciamo un video con le... un video post lezione, come lavare il cavallo dopo la lezione di equitazione. Lo facciamo, Acri? Sembra facile con te, non è che è tanto semplice, bisogna ripulirci tutto. Ah, mettiamolo direttamente addosso, nemmeno lo diluiamo. Direttamente con la striglia. Con l'estate e la dermatite è essenziale fare una doccia rinfrescante e curativa dopo ogni allenamento. Così ci laviamo ben bene. Usiamo un sapone specifico per dermatite applicato con cura per alleviare il prurito e proteggere la pelle. Mettiamo bene tutto il sapone. Che hai fatto, Acri? Che hai combinato? Ti sei spaventata da sola, Bene. Wow, guarda com'è bello rinfrescante.
mi piacerebbe pure a me rinfrescarmi. Che ne dici? Ti piace? Ti piace? Ah. È bello fresco. Non ti piace lì? Perché non ti piace? Cosa dicono poi? Che sei un diavoletto? Fammi vedere un po' questo naso. No, il tuo bel naso da mucchetta. È tutto rovinato. Dai, asciughiamo. Togliamo tutta l'acqua. Ci saranno 40 gradi oggi, non è rinfrescante? È bello. Ok, passiamo la stecca. Quella si chiama stecca per rimuovere l'eccesso di acqua. Lucidiamoci. Andiamo a lavare il viso. Dai, laviamo il viso. Visto che ti dà fastidio il tubo, lo facciamo con il panno. Che bello fresco. Stai annuendo? Rimontiamo l'imboccatura dopo averla lavata e pulita. Andiamo a passare tutte le creme. Oddio, guardala! Stavi facendo capolino? Dai, Acri, spalmiamoci bene con la crema, così ci facciamo in padella. Stai facendo la vaga? Ecco perché si mette lì all'angolo. Perché c'è il ventilatore. Mettiamo lo spray per la dermatite. In realtà non è per la dermatite, è un calmante. Non esce? Esce. Meno male che almeno beve. È fresco. Comunque sempre poco. Ciao Acri, ci vediamo domani. Ciao, bevi tanto. C'è una gatta, c'è un gatto che miagola. Ma dove sei? Ah, ma sei lì alla finestra? È alla finestra. Vicina. Stai andando a caccia di topi? Qui sicuro non ti mancano.
Con tutte le cure necessarie, Acrima è pronta per riposarsi in tutta sicurezza. È importante dedicare del tempo alla cura post lezione, specialmente durante l'estate, per assicurarsi che il cavallo sia sempre al meglio. Speriamo che questi suggerimenti vi siano stati utili. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Ciao!